Ripreso questa mattina, dopo i rinvii di marzo e del luglio scorsi, causa emergenza coronavirus, il duplice procedimento in corso davanti al GUP del Tribunale di Pescara sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti e sul depistaggio dell'inchiesta. Il ritorno in aula e dunque la ripresa delle udienze è stato garantito grazie all'utilizzo di 5 aule simultanee, così da garantire un maggior distanziamento sociale rispettando le normative anti-Covid. Le aule collegate tramite maxi schermo hanno inizialmente però destato qualche preoccupazione. Sempre in mattinata, per quanto riguarda il primo filone, che conta 25 imputati, la provincia di Pescara ha chiesto ed ottenuto di costituirsi parte civile contro gli imputati accusati di disastro. A seguire i legali dei responsabili civili, Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di Farindola, che nel pomeriggio, alla ripresa della seduta, sono stati esclusi dal procedimento. Motivazione legata alla mancata partecipazione delle parti agli accertamenti tecnici irripetibili effettuati nel corso dell'inchiesta madre. Non siamo stati chiamati a partecipare all'espletamento di attività istruttorie irripetibili. E ragione per la quale non possiamo oggi risentire di questi pregiudizi, con la conseguenza che la nostra posizione e la nostra presenza in questo momento, in questa fase processuale, non può assolutamente essere presa in considerazione, tenuto conto di questo impedimento che poi rappresenta un principio giurisprudenziale che è emerso negli ultimi tempi attraverso un'elaborazione da parte della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda gli interessi delle parti civili, delle famiglie e delle vittime, siccome ho 42 anni e mi sono buttato il sangue su questo processo è sostanzialmente finito nella sostanza di questo processo, oggi. Questa è la situazione. Quando dite che ho fatto una provocazione, a questo punto c'era un provvedimento, c'eravate che un mio assistito è stato fermato dalla polizia per parlare per il proprio avvocato, che non è importante a questo punto, non costituisce nullità di nulla, che voi siate separati in un angolo, non sostituisce che sono uguali tutte quante le differenze perché c'è stato potenzialmente il Covid. Prendiamo atto di questo che è la situazione oggi qua dentro. Oggi non è un successo per le famiglie delle vittime, oggi non è un successo, oggi è una situazione per il quale summa iusse, summa iniuria. Se sarà stato rispettato il diritto, non dubito, perché i provvedimenti giurisdizionali vanno sempre rispettati. Però che dire che poi però vedere se un provvedimento favorisce una parte o ne favorisce un'altra, analizzare un provvedimento è cosa diversa persino dal criticarlo. Io non, deve essere chiaro, abbiamo dei giornali davanti, non sto facendo critica al provvedimento, sto andando a dire cosa significa questo provvedimento, che è cosa diversa. Il giudice aveva l'intenzione questa mattina, così ha detto, di poter effettuare una udienza settimanalmente, però ci sono impegni da parte di parecchi avvocati precedentemente presi, quindi diciamo che le udienze da ora in avanti, da come ho potuto capire, saranno ogni 15 giorni. Infine, sempre il GUP, Gianluca Sarandrea, alla ripresa dell'udienza, ha disposto l'unificazione dei due procedimenti, sul presunto depistaggio e quello madre. Prossima udienza, venerdì 2 ottobre alle ore 9.30.